Dalla ricerca ai diritti, 7 giorni per abbattere tutti quegli ostacoli che impediscono alle persone con sclerosi multipla di vivere una vita piena. E sulla loro storia, i loro diritti e i loro bisogni che quest'anno si sono accesi i riflettori della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla. Una settimana che ci ha visto protagonisti dal nord al sud come dall'est all'ovest con iniziative nazionali come il Vietato Mollare Tour, un evento che ha coinvolto Paolo Pirozzi e Oscar Civiletti, una persona con sclerosi multipla, che ha fatto un evento straordinario. È partito da Palermo insieme a Paolo il 7 di maggio ed è arrivato oggi qui a Roma il 25 maggio, percorrendo oltre 3.000 km in motocicletta su una Ducati e facendo un percorso che di fatto il filo conduttore era la sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, ma anche la raccolta fondi. Lo slogan della settimana nazionale è stato "La sclerosi multipla non mi ferma" ed è anche la filosofia di Oscar Civiletti, 31 anni e persona con sclerosi multipla, che con Paolo Pirozzi, campione Ducati, ha realizzato in moto il Vietato Mollare Tour, un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Il fatto di portare avanti questo messaggio significa anche, a mio avviso, vivere, quello che abbiamo anche cercato di trasmettere, vivere la vita col cuore e con la testa, viverla con il sorriso, qualsiasi cosa accada e qualsiasi cosa tu abbia. Nel mio caso la sclerosi multipla a volte non ti rende abile neanche a camminare o a vedere univocamente un'immagine perché si vede doppio, può capitare, o a tenere una forchetta o una penna in mano. Però vietato mollare, ci sono le cure, ci sono le terapie personalizzate, si cerca comunque di andare avanti con il sorriso e con il cuore. E per quanto riguarda le terapie, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha avviato un progetto mondiale per la ricerca di nuovi trattamenti contro la sclerosi multipla progressiva. Le forme progressive di sclerosi multipla sono le forme non solo più gravi, ma anche purtroppo quelle per le quali non c'è alcuna terapia. Per questo motivo l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, insieme ad altre tre associazioni di altre nazioni, in particolare quella degli Stati Uniti, quella del Regno Unito e quella del Canada, alle quali poi si sono aggiunte tante altre associazioni di altre nazioni, ha creato un'alleanza per mettere insieme le risorse non solo scientifiche ma anche economiche da dedicare esclusivamente alla ricerca per le forme progressive. Per favorire la comunicazione e un'alleanza terapeutica tra medico e paziente nasce PsoLife, un progetto multicanale che guida il paziente nell'aderenza alla terapia e nella valutazione dell'impatto della psoriasi sulla propria qualità di vita. Per i pazienti PsoLife comprende un sito web, un servizio di supporto anche a domicilio e fornisce informazioni per una nuova terapia, secukinumab, il primo anticorpo monoclonale approvato nel trattamento di prima linea della psoriasi a placche da moderata a severa, quando è richiesta una terapia sistemica. La novità è un nuovo farmaco per la terapia della psoriasi moderata grave, che si chiama secukinumab. È un anticorpo monoclonale che blocca selettivamente la interleuchina 17, che è una citochina chiave nello sviluppo della malattia, sia a livello della pelle che a livello delle articolazioni. Il vantaggio di questo farmaco nuovo è che ha un'efficacia elevatissima a fronte di un profilo di sicurezza estremamente favorevole, ragione per cui l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, lo ha classificato tra i farmaci di prima linea nella terapia della psoriasi moderata grave. È un farmaco che non ha sostanzialmente controindicazioni e non ha effetti collaterali rilevanti o significativi. Consideriamo che è già stato testato tra gli studi di fase 3 e l'esperienza real life che si ha nel mondo in oltre 8.000 pazienti e che sono già in trattamento una parte da oltre 5 anni, quindi si ha già una consolidata esperienza sul farmaco e quindi non è più una promessa, è una realtà molto importante nella terapia della psoriasi. Avremo per il paziente una app a supporto che consente al paziente di monitorare la corretta somministrazione della terapia, ma anche di monitorare nel tempo la propria qualità di vita, quindi quanto la patologia migliora proseguendo la terapia col farmaco innovativo.
Inoltre ci sarà la possibilità per il paziente di accedere a un servizio clinico da remoto per continuare diciamo quei consigli che il clinico ha già dato ovviamente al paziente durante la visita, ma che è fondamentale che vengano rinforzati quando il paziente poi si trova a domicilio a gestire la terapia. Oltre 1 miliardo di euro di soli costi diretti sanitari, con la voce ospedalizzazioni che pesa per il 96%. E questa è la dimensione economica delle ipercolesterolemie sul sistema sanitario. È uno dei dati emersi da uno studio realizzato nell'ambito dell'iniziativa Meridiano Cardio. Meridiano Cardio nasce più di un anno fa e nasce nell'ambito di un'iniziativa che noi portiamo avanti ormai da alcuni anni sullo scenario della sanità, sui cambiamenti. In particolare Meridiano Cardio si focalizza sullo scenario della cardiopatia ischemica. Quindi quali sono i numeri, le cifre della cardiopatia e quali sono gli impatti sul sistema economico, e non solo economico diretto sanitario, ma anche sulla parte indiretta, quindi tutti i costi socioassistenziali. L'iniziativa nasce e si sviluppa col contributo incondizionato di Amgen. Da un'analisi che abbiamo effettuato presso il nostro centro di ricerca abbiamo quantificato in termini di costi diretti sanitari che l'ipercolesterolemia pesa per 1.200.000.000. L'aspetto importante di questa analisi è che, a differenza di quello che comunemente si pensa, il costo maggiormente impattante in termini di costi diretti sanitari è relativo alle ospedalizzazioni. Abbiamo circa un 3-4% dovuto alla spesa farmaceutica, un 2-3% dovuto alla specialistica e tutto il resto, quindi parliamo di un 93-94% circa, che è dovuto esclusivamente alle ospedalizzazioni. Colesterolo da tenere sotto controllo per tutta la popolazione, ma soprattutto per quelle persone affette da ipercolesterolemia familiare, una forma genetica a causa della quale i livelli di colesterolo sono elevatissimi. Per questi pazienti oggi è disponibile una nuova classe di farmaci, gli inibitori dell'enzima PCSK9, per contrastare in maniera efficace l'ipercolesterolemia. Il trattamento con gli inibitori della PCSK9 apre questa grande strada, questo grande capitolo, permette di dimostrare come in questi soggetti in cui si abbassa il colesterolo e quindi si riducono gli eventi cerebro e cardiovascolari sia di prima istanza che i re eventi, e come abbassare appunto e portare il colesterolo sotto la soglia dei 70 significa ridurre drasticamente la mortalità per eventi cerebro e cardiovascolari, le reospedalizzazioni che tanto costano al nostro sistema sanitario, in quanto la ospedalizzazione per un evento acuto in un paziente a altissimo rischio costa intorno a 13-14 mila euro per paziente per anno, incidendo per il ben 86% in quella che è la spesa nazionale per quanto riguarda della sanità. La Fondazione Istituto Danone ha realizzato una delle prime indagini condotte in Italia sulle abitudini alimentari degli studenti fuori sede. E in occasione della celebrazione dei suoi 25 anni, la Fondazione Istituto Danone ha individuato una lista di 25 temi caldi sui quali accendere i riflettori per promuovere una maggiore informazione, per evitare credenze e luoghi comuni ampiamente diffusi su cibo e dieta, privi di fondamenti scientifici. Innanzitutto questa è la prima indagine condotta in Italia, ma una delle pochissime condotte nel mondo, su un settore di popolazione estremamente interessante, perché sono i ragazzi che escono di casa e affrontano per la prima volta il problema di come mangio, cosa mi cucino, che cosa compro, e l'immagine che ne è saltata fuori è estremamente interessante, perché i dati dimostrano un drastico cambiamento di abitudini, la quasi totale scomparsa della colazione. Il pasto principale rimane mezzogiorno e alla sera, ad esempio, si ricorre molto ai cibi da asporto e ai cibi a basso prezzo già pronti. Circolano nel senso comune delle idee che sono particolarmente strane, particolarmente pericolose sull'alimentazione. Ad esempio che per dimagrire bisogna fare una dieta a basso contenuto di carboidrati. Questo non è assolutamente vero, perché bisogna fare una dieta a basso contenuto di energia, che questa derivi dai carboidrati, dai grassi
o dalle proteine non ha chiaramente importanza, anzi il diminuire assolutamente i carboidrati può portare a delle serie conseguenze per la salute. Un altro esempio è quello che le uova possono dare patologie cardiovascolari, non è vero, fino a un uovo al giorno si può assolutamente mangiare in tutta sicurezza, altri sono questa idea che le persone siano allergiche o intolleranti ad esempio al lattosio o al glutine, questo si può verificare solo con dei test scientifici, non è detto che chi si sente particolarmente gonfio, che soffre di mal di testa o di stanchezza sia per forza intollerante. Credo che ci sia un voglia di saperne molto di più sulla parte della nutrizione e dell'alimentazione e quindi la sfida sarebbe secondo me da avere un impatto ancora più forte e credo che dalla scienza anche nella cucina, con le ricette, cucinare, c'è anche questa alleanza tra la scienza della nutrizione e la parte culturale del mangiare insieme e quindi sarà la sfida più grande secondo me. Diversi paesi del mondo presentano un livello di assunzione di iodio insufficiente e tale carenza rappresenta la più importante causa evitabile di danni cerebrali. Da qui l'importanza di fornire un'adeguata informazione alle donne migranti per l'adozione di una corretta iodoprofilassi, anche attraverso l'assunzione di specifici integratori alimentari. E per questo è nata la campagna IBSA dedicata all'importanza della iodoprofilassi nelle donne migranti in gravidanza attraverso la distribuzione di materiale informativo in 6 diverse lingue. Inoltre presso l'assistenza sanitaria San Fedele di Milano, IBSA mette a disposizione un integratore a base di iodio per tutta la durata della gravidanza. Questo è un progetto molto importante perché si riferisce a una fascia particolarmente vulnerabile di questa popolazione di migranti, donne che spesso al momento della gravidanza accedono a un consultorio e spesso non vedono più un ginecologo fino al momento del parto e sono donne in cui la conoscenza dell'importanza dello iodio e della sua necessità di essere supplementato è molto molto limitata, per cui è molto importante sensibilizzare, informare e quantomeno sperare di prevenire eventuali deficit iodici nel bambino. È sicuramente un sostegno e anche un elemento di educazione sanitaria per le donne, di aiutarle a far rendere conto della necessità soprattutto in un momento delicato della loro vita, quando sono in attesa di un figlio, di come integrare, come alimentarsi, come appunto crescere in modo salubre il momento che stanno vivendo. Parlare di sanità per i migranti, di attenzione alle donne, oggi è un punto di grandissima qualità, di grandissimo valore per il nostro paese. Quindi tutto quello che va in quella direzione, anche le aziende che si sono impegnate su questo fronte, è di grandissimo valore, va raccontato, va in qualche modo anche, devo dire, sostenuto. Nel nostro piccolo, se riusciamo a dare un'informazione corretta e riusciamo anche a dare gli strumenti perché alcune di queste donne possano avere una supplementazione di iodio per ridurre il rischio, ovviamente, che questi bambini possano nascere con qualche deficit cognitivo, credo che noi facciamo una cosa molto buona, anche perché anche se un solo bambino dovesse nascere non con un deficit dovuto a questa iniziativa, credo che questo ci riempie tutti di soddisfazione. La Lombardia è all'avanguardia per la diagnosi, l'accessibilità e le qualità delle cure per i pazienti con malattie del sangue grazie alla rete ematologica lombarda. Per le malattie del sangue, in particolare per i tumori rari come la mielofibrosi, oggi sono di grande aiuto la collaborazione tra specialisti e le indagini anatomopatologiche e genetiche. La rete ematologica lombarda, detta REL, è nata con l'obiettivo di organizzare quelli che sono i centri di eccellenza di ematologia in Lombardia, quindi uno scopo inizialmente organizzativo, ma nella sua seconda parte che è stata instaurata l'anno scorso, lo scopo è anche scientifico. Quindi creare una rete, un network tra le ematologie in cui si potesse discutere bene quale approcci molecolari fare al malato da un punto di vista della diagnostica, quale prognosi migliore e quale soprattutto terapia più adatta. La base di tutto questo ovviamente è generare per ogni malato una terapia personalizzata che sia fattibile nei diversi centri dell'ematologia in modo uniforme e quindi portare praticamente un'uniformità di diagnostica, prognostica e terapia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che per fare una diagnosi di queste malattie dobbiamo integrare
queste informazioni cliniche, anatomopatologiche e genetiche. E in questo senso, appunto, la Regione Lombardia, grazie al progetto REL, ci dà veramente un mezzo, una forza importante per arrivare a questa integrazione e per una volta per essere, come dire, un pochettino più avanti rispetto a tutti gli altri paesi che come noi si occupano di queste malattie. Lo studio molecolare e cromosomico, citogenetico di queste malattie mieloproliferative è fondamentale e le tecnologie attuali consentono di identificare mutazioni anche sconosciute, quindi c'è un ampio spazio anche alla ricerca. La rete ematologica lombarda, di concerto con la Regione Lombardia, sta facendo un grosso lavoro di coordinamento dei laboratori lombardi e in generale, in modo da poter fornire al paziente una diagnosi veloce, in tempi molto rapidi e di alta qualità per una medicina appunto che si definisce personalizzata.